Amici di Domani Press, bentornati nella nostra rubrica Time Machine, iscrivetevi al canale qua sotto, ci teniamo molto. Oggi siamo qui a Londra, sono venuto a Londra perché Londra in questi giorni è la capitale dell'arte mondiale, ci sono due mostre molto importanti, PAD, diciamo un po' più una mostra decorativa, dove non ci sono sti pezzi boom, però è tutta una mostra molto divertente, molto simpatica, fatta anche di mobili moderni e contemporanei, fatti però da artisti importanti e da architetti importanti. Questo perché? Perché molto spesso gli architetti, sia allora che adesso, prestano il proprio nome, la propria abilità, la propria arte per fare dei pezzi d'arte. E questo perché? Perché l'evoluzione stilistica ha fatto sì che nelle case si cerchi sempre di trovare dei pezzi che non solo stiano bene dal punto di vista artistico, ma anche che siano gradevoli alla vista e utili e pratici. In pratica io oggi cosa vorrei introdurvi? La praticità nei pezzi d'arte. Per esempio qui mi trovo davanti a due opere molto belle di Introini. Vittorio Introini è un architetto molto importante del nord Italia, tutt'oggi vivente, che ha creato delle opere di vario tipo. In questo caso sono delle librerie in acciaio modulabili. Ma perché è importante il modulare? Il modulare è importante perché, oltre ad essere una cosa gradevole agli occhi, come si vede qua, è molto comoda, dà la possibilità di spostare i ripiani e creargli anche una forma diversa, perché possono essere tolti, aperti, allineati, girati dall'altra parte, per cui possono avere varie funzionalità. Cioè dal ripiano stesso, che è semplicemente una mera esposizione di qualcosa, dai libri a degli oggetti come nel nostro caso, a un mobile vanto che gli diamo una forma quadrata per cui possono essere utilizzate le bottiglie per servire gli ospiti per il bar. Qui però entriamo in un mondo enorme, perché per esempio mi viene in mente la grande libreria Gabini, beh, quello è il blema della modularità, non solo perché tutti i ripiani possono essere regolati in altezza e anche il movimento fatto in questo modo che possa essere espositivo, cioè messi per diagonale, non solo tutte le parti chiuse possono essere alzate o abbassate perché possono essere usate sia come bar che come contenitore, ma la libreria stessa è completamente modulabile, nel senso che può essere messa in mezzo a una stanza, tanto fa cielo e terra, per dividere due ambienti, quindi anche i due ambienti diventano modulabili. O può essere messa contro un muro, ridotta o amplificata a seconda dei moduli stessi che vengono acquistati o che necessitano, perché il modulo è da 80, possono essere 80, 160 e via dicendo. Quindi quello è l'emblema della modularità. L'altra mostra che c'è molto bene in questo periodo qui a Londra è Frieze. Frieze è una mostra strana, perché è una mostra di arte contemporanea, veramente spiccata, dove l'arte contemporanea la fa da padrone, un po' come il nostro MiArt, ma 100.000 volte in più, enorme, dove si vede di tutto. Beh, lì il confine tra l'arte o chi vuol fare arte è veramente molto labile ed è difficile capire a volte dove si va a parare, però è molto importante per gente che fa il mio lavoro, anche se noi trattiamo più persone morte, così non abbiamo problemi, è vedere anche un pochino il gusto contemporaneo dove va, anche se spesso sono delle provocazioni o spesso sono opere non riproponibili in una casa, in un ambiente domestico, però è interessante capire, e vi faccio un esempio, io mi ricordo i primi MiArt che andavo a vedere o quelli che vedevo all'estero, allora andava molto anche Arte Fiera di Bologna, che adesso è molto meno, però i primi che andavo a vedere mi ricordo che fortissima era l'arte sensuale, l'arte erotica, perché quel periodo era così. Adesso tutto questo non c'è più, adesso c'è un po' il fattore wow, cioè il voler creare delle cose che ti diano un effetto wow, adesso sta andando verso molto il colore, cosa che pochi anni fa anche non era così, perché anche in questo c'è un'evoluzione. Prima il colore era sempre piuttosto standard, anzi si amava molto il minimalismo, poi c'erano questi stand vuoti con in mezzo un sasso, adesso invece gli stand sono ricchi, molto gioiosi, che questo va bene per noi di Roberto e Basta, che abbiamo sempre fatto i bei carichi di stand. Noi invece riproduciamo quello che può essere un ambiente casalingo, perché la gente immediatamente riconosce la propria casa nei nostri stand. Ecco, ma Frieze è una mostra, secondo me, che va assolutamente vista per capire dove si vuole andare un pochino a parare e capire anche le nuove tendenze dell'arte, perché anche nell'arte ci sono nuove tendenze. Molto spesso finiscono contro un muro, ma altre volte invece ci sono delle evoluzioni.
come per esempio Chun, quel meraviglioso artista coreano che noi abbiamo rappresentato per un bel po', l'abbiamo conosciuto in una di queste mostre di arte contemporanea, dove io e mia madre ci siamo attaccati, come avete presente, i bambini di fronte al negozio di candy, ecco così, perché avevamo visto quest'opera pazzesca che ci ha toccato dentro, perché in effetti l'arte cos'è? È qualcosa che ti deve toccare dentro e aprire. E poi c'è Freeze Master è una mostra molto intelligente che è stata fatta in un secondo tempo rispetto a Freeze. Master sta per masterpiece, cioè master in realtà sta anche per master come old master, cioè cose antiche. Intanto è vero che si trova da Tintoretto fino all'inizio del Novecento, da Fontana, non è Fontana sembra che lo facciano dietro l'angolo perché è pieno, Boetti, Buonalumi, insomma, i soliti moderni molto importanti. Beh, tutto questo per dirvi, ragazzi, che bisogna un pochino seguirla l'arte se si è appassionati, bisogna vedere Time Machine assolutamente, ma anche le rappresentazioni delle mostre, perché ti danno un'apertura mentale molto importante. Al prossimo episodio!